Allora, spoilerino di Spintronics. Sto facendo un po' i puzzle, sto facendo il 19. E, tendenzialmente il piccolo grammofono, che è la ammeter, A1 deve fare suoni se S1 o S2, che sono gli switch on off, sono on, se uno dei due o anche entrambi. Di fatto è l'OR gate, di fatto. Stazione di partenza questa. Componenti che ho a disposizione è un resistore e questo. Dopodiché ho massimo 4 catene, posso usarne anche di meno ovviamente. E, vabbè, qui c'è la narrazione, bla bla bla. E esito è, ce l'ho fatta, bellissimo. Questi sono gli switch, quando sono premuti sono on. Ora li disattivo. Questo è il grammofonino e l'ammeter fa i suoni. Questo è un resistore. E questo di fatto ha. Non mi ricordo come l'hanno chiamato. Lo chiamavano. Una giunzione tendenzialmente. Di fatto splitta il loop in due. Come si attiva lo Spintronics? Si carica questa cordicella. E quando la mollo, di fatto è attivo. Solo che chiaramente sono spenti, basta che ne attivo uno e funziona, l'altro, o entrambi. Voilà. Ora sono spenti. Che figata.